Allora, buonasera ragazzi, è tardissimo, tutta colpa di Marco, quindi cominciamo. Beh, come al solito, come sempre, Un ultimo l'unica volta in barlume. 2 anni. Sta costantemente sfuggendo. Il giovane uomo ha detto: "Non mi arrenderò mai". Bene, giovane uomo. Allora, bellezzi e bellezze. Tiratemi iniziativa. Aia, no, Iniziativa. no. Nefargrim è Sarà scatenato. interessante. Aia, non mi piace aver iniziato iniziativa. Bello 7. 7 ci piace. Ma è sempre meglio dell'uno. Sempre meglio dell'1. Mi piace 6 volte più dell'1, infatti. Ok, ragazzi, date una medaglia a questo povero uomo. Dove minchia sono i turni? Date una medaglia a Sir Sebastian della Vegas. Che tiro io per tutti gli orchi. Dai, vai. Sei. Aspetta, però ne prendo uno a Mutsum, perché sennò lo ritiro, ma vale comunque 6, ragazzi. Vabbè. Quindi è qui. Allora, Fargrim, Vesper, Dancano, Yorki e poi per ultimo Sebastian. Allora, Fargrim, c'è il caos nelle mura. Come puoi vedere, ci sono Quello grosso è. attaccate le scale e a poco gli orchi vanno scalando le mura, tranne quelli che cavalcano i mastini, perché loro riescono a salire grazie all'agilità delle loro cavalcature. Ma Ok, ce ne Orco Boger due. qui quanto ha tirato? No, no, questo vale per tutti, quindi anche lui ha 6. Ah, lui ha 6, Sì. eccellente. No, va, un turno per tutti, che altrimenti Stefano, io scopato. Sì, capisco, Vabbè. capisco. Ok, visto che Vesper è lì da solo, io mi No, 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 approfondirei. vengo io in là, vengo io in là. Ah, Vengo in là, vengo io in là poi. ok. Ma quindi qua davanti dove ci siamo io e Sebastian ci sono nemici per ora? Che Allora, l'ultimo stanno nemico che salendo? c'era salito sulla scala, ma è volato perché l'avete tirato giù. Quindi al momento davanti alla scala non c'è nessuno. Però al momento. Ok. Vabbè. Nel mentre, io mi muoverei. Non c'è la griglia, vero? Sì, c'è la griglia. Ah, ok, quindi sono 1, 2, 3. Se io mi mettessi qua vale come fiancheggiato, no? O no? No, perché deve Sì. essere in linea retta. Vedi, dovesse essere tipo qui per fiancheggiarlo. Però qui Ah, significa che ti devi ok. gettare dalle mura. A Rimetti. meno che non ti vuoi sacrificare per il bene di Duncan. Io sei Occupare fiancheggiato. Duncan, ci penso io. No, ok, meglio evitare. Vabbè, vado comunque lì. E lo attacco. Duncan è morto. Non ancora, però ci potremmo arrivare. No, ma Speriamo di no, sicuramente. ma. Sicuramente. Speriamo di no. Guarda che nell'altra campagna sono stati catturati dai Drow, quindi voglio dire, insomma, può andare Drow. male, eh. Questa non è l'altra campagna. Esatto. Esatto, infatti qua potrebbe andare molto peggio. Può andare peggio. È Cosa fate? chiaro. Ci hai reso ottimisti, sei fiero di noi. Vedi che può andare peggio? Ora gli sfugge un martello che arriva qui nella Ok, pozza qua dietro, no? E io gli Fargrim, adesso può andare ma hai un peggio. crampo al polso, non riesci a dare un colpo di Meno martello. male che ho due mani e due martelli. Se faccio male a Oh! uno, piango. Ma ancora un altro martello! Ce ne tira uno anche nell'altro. Mi sa che neanche lo Oh! prendo. No, non lo colpisce. Ok, nessuno ha visto niente, tutto a posto. No, no, abbiamo visto tutto. Da Sebastian ha visto tutto perché ha la percezione passiva. No. Ok, vai, spero. Down there. Vesper, io non mi ricordo se avevo già disingaggiato dal tizio che ho davanti. No. Sei disingaggiato dal tizio che era sopra la torre. Ah, ok. C'è un Posso anche piccolo continuare. problema, però. Sai che non puoi disingaggiare un nemico che hai davanti, no? Cioè, Yes, andando yes. verso il nemico non puoi disingaggiare. No, infatti prima mi muovo e poi disingaggio. Sai che c'è l'attacco d'opportunità, vero? No, perché mi fermo nel range se non esco dalla sua area. No.
No, Martina, Come no. no? No, tu hai l'azione furba dei Sì, ladri. certo. Cane in action. Ho il doppio movimento e più il disingaggio come azione principale. Che problema c'è? Questo dico. Ah, ok. Ma allora Questo stavo dimmi. dicendo. Allora. Non è che il master tipo mette in bocca le regole. Forza. Allora, no. Ora, qui sorge una domanda tecnica, perché davanti tu hai questo. E le mura sono quello che sono. Se tu mi spieghi come riesci a Bella. passare qua in mezzo senza che lui riesca ad attaccarti. Ok, Gli quello. lancio un Allora, hamburger per quello. distrarlo. No, no, allora, quello è il classico problema del. Se io ti metto due barriere di lame a incrociare, come ci passi con il tiro salvezza? Però dipende dal DM. Esatto. Allora, se tu mi spieghi come Dipende riesci dal a DM. pa No, no, io ti do la possibilità. Se tu mi spieghi Acrobazia, sai. esattamente come riesci a superarlo fisicamente, io te lo faccio passare. Lo salta, Fra. Eh no, vabbè, lo salta. Quanto Allora, sono alte le mura? No, sono delle mura, quindi sono belle alte. ma non ho detto, potrebbe essere anche solo una. Un bordo. In che senso un bordo? Se sono alte, se sono un bordo da cui gli arcieri riescono a scoccare oltre. Ma tu dici il merlato, dici? Questo è il merlato. Qua c'è il merlato, lo Lo vedi? sai che sono fissato col merlato, Francesco, quindi Questo è il occhio a quello merlato. che. Meglio, quello che Sì. ne resta perché la maggior parte è qua distrutto. Certo. E dalla parte del distrutto quanto è alto? Vabbè, ma può essere manco mezzo metro, cioè non è tanto. Vedi? E che vuoi fare? Vuoi salire sul merlato e superarlo? Usarlo come scalino per saltarci oltre? Ah, tirami acrobazia. Però Sì. da quale lato? Da quello dei due lati. Interno. Da quello con la caduta meno alta in caso. Le mura sono quelle da tutti e due i lati, Martini, che cazzo significa? No, Allora, per fai una forza devo. cosa, prendi un metro, prendi un pendolo, ti inizi a misurare le tue. Scusi, No, signore, un attimo. per logica, per fuori, cioè c'è lo strapiombo lunghissimo. Per Abbiamo dentro, magari c'è Martina, qualche. Martina, no, non sei un ingegnere che puoi andare a vedere per logica quale dei due Quindi lati è il più problema non è profondo. lo strapiombo, è l'horde di orchi dall'altra parte esterna. Tra l'altro, vabbè, sarebbe. Dio Sono santo. dettagli, sono dettagli. Senti un po', è appena uscito un 1. Quanta possibilità c'è che il dado No, tiri di intanto nuovo 1? aspetta, fermati. Mi devi che. Elevate, Ok. vedi? Da che Elevatissimo. lato? Porco turi. Qua, da quale lato, Marti? Quello più semplice. No, me lo devi indicare, non mi devi descrivere. Devi dirmi o a destra o a sinistra. Ok, Interno. quindi questo. Ok. Tu vai per salire sul merlato con grande agilità, ma scivoli, perché ovviamente è un merlato. Non è una zona calpestabile, quindi non riesci a rimanere in equilibrio e cadi col culo per terra. Fortunatamente non cadi dall'esterno delle mura. Beh, era quasi Grazie. meglio, guarda, visto chi c'è davanti. Ok, e questo per entrare nell'area, nella sua area di influenza, giusto? Cazzo, che figura di merda, però. Io sono ancora in. De devi ringraziare che, diciamo, gli orchi non concepiscono quello che stai cercando di fare, perché. Il Q non lo prevede, quindi va bene. Ok. Il Q non lo prevede. No, Non è non arrivato a credo. tanto. Non è arrivato a tanto. No, no. Questo mi è valso come solo spostamento? Sì, anche come cazzata. Azione gratuita si Abbondante chiama. anche. No, non è Si gratuito. È a chiama pagamento. azione. Questa si chiama cazzata a pagamento. Le pagherò dopo. Fammi vedere Ok. quanti PF ho. Ne ho anche tutti, ma penso un po'. Posso anche permettere una cazzata. Vale. Allora, a questo punto, con la mia azione principale del turno, Sì. attacco quel cavaliere. Sir Mastino, Lord Mastino qui davanti. Ok. Col mio super stocco. So che c'ho ancora le cariche in canna, ma perché sprecarle in questa maniera sciocca? Allora. Ok, colpisci.
Allora, aspetta, devo cercare. Mi sono annotata sul blocco note. Oh, c'ho gli appunti, giuro, c'ho gli Lo appunti. stocco standard fa danno Fa un normale. D8, un Sì. D8 normale. Tiro destrezza. Ok, Ok. quindi un D8. Che bello. Gli faccio 6 danni. Madonna, Ottimo. ragazzi. E con la mia azione scaltra conto di disingaggiare per spostarmi dall'altro lato. Perlomeno. Poi se lui mi morderà il suo turno, questo è un altro discorso. Però almeno mi sono portata dall'altro lato per. Allora, fammi una prova di acrobazia per vedere se riesci a sgusciare dall'altro Uno ci prova. lato. Ok, ce la fai. Cazzo! Stavo già per preparare la scheda di un bardo, stavo. No, no, adesso è mia. Ok, Ok. con questo ho terminato. Duncan, ti prego, dimmi cos'era l'acrobazia. Non penso proprio. Penso invece che mi giro e do una legnata a questo tizio qua. Ok, facci sognare. Voglio mandare nel mondo dei sogni lui. Allora, azione gra a gratis, Sì. questa. E poi lo attacco con vantage. Poi. Ora tira 2-1 e colpisce Fargrim. Oh, cazzo. Ok, 24. colpito. Perfetto. Già che ci sono, utilizzo uno smite. Perché sì. Ora suppongo che lui non sia né un demone né un. È No, un no, demone? no. Ok. Lo chiedo per un amico, no, non lo è. Perché dovrebbe, tra l'altro? Perché mi sembra sufficientemente bastardo da essere mezzo demone. Poing. Ok. Sono 13 e 5, 18. 18, grazie. E ho già usato l'azione gratis per il Void Enmity e quindi niente, attacco con il culo dell'asta. Quindi a Ok. posto, fatto. Hai attaccato col culo dell'asta? No, ho attaccato con il davanti, però il secondo attacco con la parte inferiore è un'azione gratuita, Ah, quindi ok. non posso usarla perché l'ho già usata. Allora, quindi sono 18 danni, ok. Allora, Suppongo che l'abbia presi senza neanche, tipo, Sì, non gli ha neanche visto. immagina, Anche se ne sarà immaginati Khal accorto. Drogo quando viene ferito da quella Ecco. lama e poi tipo, ti guarda sorridendo. Bella. Allora. Ok, tocca a loro. Allora, c'è una grande calca. Martina. Minchia. Dimmi. Niente. Dunque. Aspetta che mi sono perso nelle varie pagine. Allora, ti dà un colpo di lancia. Ok. Una CA ridicola che ho passerà in 02. Ahia. Avrebbe colpito anche me, quindi insomma. Eh no, a me non è ancora arrivato. Ah, eccolo. Ok. Ora è Poi il arrivato. mastino ti morde. Certo. Oppure. Che avrà 70 di TPC, ovviamente. Questo potrebbe. Ti 18 colpisce? ti colpisce. È certo che mi colpisce. Ma come fai ad avere una CA del manga come quella? Pi più che cercare in ogni città, in ogni cadavere, anche sui vivi in realtà, se c'è Sì, qualche loot è decente. vero. Più che È cercare, se il vero. DM non mi dai ancora È vero, l'armatura c'hai iniziale. è vero, hai Io vi ragione. ricordo, No! ragazzi, che il mio IBAN è sempre disponibile. Ma io te l'ho chiesto più Ecco. volte il tuo IBAN, ma. Allora, sono 10 per la lancia. Aspetta un attimo, io ho il tuo PayPal, però.
Non mi corrompere, Martina, non funziona, Matti. È inutile che ci provi. E vedi come improvvisamente il mastino vomita una bestia più tre. Tipo più tre. Allora, sono 19 danni. Tra l'altro le del cazzo ti vengono sempre così come un lampo di genio. Allora, 32 meno 19 fa... un sacco poco, accidenti. Okay. Comunque, da notare come ho scelto la posizione perfetta io. Sì, ma la vedo da strafottente, no? Allora, Duncan. Passiamo a te. Aspetta che devo trovare Rot. Eccolo qui. Allora, in realtà non ha un tiro per colpire eccezionale rispetto agli altri orchi, sai? Mi fa piacere. Solo che ne ha due, perché ha due asce. Uno e due. Quello fa senso. Mi sa che non ti ha colpito. Fa 21 e 16. 21 è preciso. Quindi colpito, 16. Quindi vince il difensore. No, vince sempre l'attacco, Martina. Dalla terza edizione in poi, Marti. Sì? Sì. Yes. Sicuri? Sì, è in amore che vince chi fugge, non qui. Sai, molte battaglie le avete vinte proprio perché riuscivate a colpire al limite della CA. Se voi riavvolgiamo il nastro e torniamo al capitolo 2, Marti. Faccio un bardo. Ok, allora. Io la guarda, ucciderei solo per fargli far bardo, guardami. Ti giuro. No, ti prego. Sono finisce 7 danni. Finisce malissimo. 7 danni. Sta. Ok, mi ripiglio, devo fare. Ok. Tanto abbiamo un volente chierico che me li cura, vero? Masso, sicuramente. Masso, sto mangiando patatine. Assolutamente sì. Allora. Come prende direttamente un colpo di catapulta a me? No, una catapulta no. Meno male. Lei sì. Chi lei? Oh no. Oh sì. Oddio, dov'è sbucata sta tipa? Semplicemente la sua cavalcatura ha scalato le mura. Ci vuole. Cade male come battuta, ma shouta la primeva, eccola qua. Vai Sebastiano. Allora. Dadi, dove siete? Eccoli qui. Oh no. Cosa vincerà? La passione o l'umore? Ma dai, intanto riesce a schivare la sua lancia. Il suo seno? No, ma non riesce a schivare la sua cavalcatura. La cavalcatura ti inchiappetta. Allora, la scena è questa. Shatua raggiunge le mura. Lui schiva diciamo con maestria la lancia. Riuscirò a schivare anche il tuo seno quando viene sbranato dalla sua creatura. Sono morto, è direttamente così. La cavalcatura ha opzionato quello che hai appena detto. Allora Marco, non subisci danni, però vieni portato via. Cosa? Come? Sei afferrato. L'ha reclamato per sé, hai capito? Sei stato afferrato dal... Cosa? Le mie cure! Cure! Porca padella! Tu, Marco? Perché finisci sempre in sesso quando tocca a me? Me lo fai capire? Fatti qualche domanda. Chi te l'ha detto che finisce in sesso? Marco. Hai due possibilità di sesso in questo momento. Una è buona e una non è buona. Attenzione a quello che chiedi, perché secondo il DM potrebbe anche accontentare. E per una volta buone. Queste battute non le ho fatte io. Secondo me non sono buone nessuna delle due scelte in questo caso. Vabbè, okay. Ce n'è una però è considerevolmente peggiore. Mettiamola allora, ragazzi, please. Marco, vieni letteralmente sfracellato su un tetto. Shatua ti punta la lancia alla gola. Non sembra andarci leggero con te. Non è proprio quello che ti aspetteresti. Scusate che bevo un po' d'acqua che ce l'ho con la secca. Troppa suspense, Francesco. Uma, devi fuggire da qui se non vuoi morire. Non posso fare altro per te. Ma guarda un po'. L'ha veramente cercato.
ma non posso abbandonare i miei compagni. La scelta è tua. Io quello che potevo fare l'ho fatto. Ok, com'è? Se ne va. Però cavalca dentro le mura, quindi ora inizierà a combattere contro i soldati e la gente che c'è dentro. Quanto dista le mura da dove sto io? Allora, in realtà, se te la fai a corsa, in 3-4 turni ci dovresti riuscire a tornare. E madonna. Perché devi, la seccatura è che devi andare a raggiungere le scale. Devi farti tutta la torre e arrivare al livello del muro. Ma era questa la scelta di cui mi parlavi? No. Ah, ok, no, perché questa era evidentemente, cioè, quella che ho fatto. Per forza. No, assolutamente non è questo. Ok, vabbè, e comincio. Corro però. Ok, vabbè, c'è il piccolo problema che devi scendere da un tetto. Non hai, non hai un bastino, non hai un bastino come cavalcatura, quindi... No, la parola antica, ragazzi. Arrivo fino a qua, mi siedo sul tetto e cado sulla catapecchia. Che tiravi acrobazia. Ma non è acrobazia, cado di culo, va bene? Tirami costituzione. Cioè, che devo fare? Come faccio a scendere dal tetto? Boh, tiro un... Come si tira? Scendi di culo. No, vabbè, cerco di scendere in piedi, ovviamente, quindi... Allora tirami acrobazia per ammortizzare. Che è becca di sto uno, fa acrobazia. Ok. Hai presente ste tavole di legno, le sfondi. Ok. Sei incastrato in mezzo alle tavole di legno. Però sono no. Sceso. Sì, ma sei incastrato in mezzo alle tavole di legno. Ok. Allora, Fargrim. Vabbè. Per allora... te mai una gioia. Su. Immagino. Ok, allora, dunque, io attacco di nuovo il nostro amico. Perché c'è Marco? Si fa per dire. Perché c'è? È solo quando ci sono io arriva Roberta, non ho capito. Quando è scritto sul gruppo c'è Marco, vabbè, allora arriviamo. Guardi che sono sempre l'ultimo, capito? Esatto. Certo, è sempre colpa tua, Marco. Perché lo manco di nuovo, che bello. Raga, una parentesi, io mi fumo una sigaretta. Fra, io tanto tenterò solo di salire sulle mura per 4 turni. Va bene. Per 4 turni. Ok. Se con questo lo becco... No, con nessuno dei due. Riesce a parare allora... tutte e due le martellate. Sembra anche molto furioso. Ok, mia carissima e azzoppatissima Vesper. Di numi, ho di nuovo pigiato io per aprire l'inventario, grande. Mio Dio. Allora, sì, vabbè. Non so se prenderlo come un complimento o come un... Sì, sì, assolutamente sì, assolutamente sì. Allora... Fammi vedere quante pozioni ho. Sto guardando quante pozioni ho in... niente, mi tocca prendere una pozione di guarigione, ne ho due. Guarigione normale. Me ne tolgo una. E la rollo. Ah no, aspetta, fermi tutti. Non ora. Buon che non ho cliccato, ho già il tasto su. Disingaggio. Mi sposto un sacco. Sì. E dove lo metti? Vengo vicino a voi. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei. Qua ti puoi fermare. Sei? No, posso arrivare con la canna in action vicino a loro. Ah, ok. Io c'ho 12 di... Starò qui. Perfetto. E mi prendo la mia bella pozza. Attenzione, wow. Fatto, scusami. Hai disingaggiato? Ho disingaggiato. È un'azione gratuita. È gratuita? Sì. Ok, va bene. O meglio, la cunning action è gratuita, poi lei ci può fare quel che gli pare. Difatti lei può attaccare, muoversi e poi nascondersi con la cunning action. Se può fare. Ok, va bene. Se può fare. E quindi arriviamo ben 19 PF e ci accontenteremo così.
altro non posso fare in questo turno. Va bene. Dancano. Dancano utilizza casta Hunter's Mark con azione gratuita. Aspetta che me lo levo. Sì. Hoek. E poi riattacco il nostro amico. YOLO. Ok. Colpito. 23. Colpito. Ok. Hunter's Mark. Yeah. Tiro di merda. 14 danni. Ok. Già ho usato l'azione gratuita per Hunter's Mark, quindi sto a posto. Ok. Ma lui è lì che combatte grugnendo, sta parlando qualcosa e mi azzardo a dare una rapida occhiata a destra e a sinistra. Come sta andando la faccenda? Allora, i soldati sono tutti impegnati ovviamente, perché man mano che gli orchi vanno salendo la faccenda si fa sempre più pesante. Però ti accorgi di una cosa, Stefano, adesso che stai dando un'occhiata in giro e non sei distratto dalla battaglia: stanno arrivando delle torri. Minchia. Porca puttana. Quelle che avevo detto. Ma io avevo dato ordine di tirare, ma tutti gli soldati, anche quelli addetti alle armi d'assedio, sono impegnati con questi tizi? Ci sono i mastini sulle torri. Oh, shit. Quindi le truppe non sono in grado, non hanno la capacità di sparare. Allora, tu hai fatto solo 14 danni. Un attimo che li scavo. Che posso fare? Ok, orchi. Allora, Rot utilizza un'azione gratuita, tattiche orchesche. Bello. Aiuto. Si scambia di posizione come azione gratuita con quest'orco. Lo prende dalla camiciotta. Tu vai! E lo spinge verso Fargrim. Wow. Ok, Fargrim. Quest'orco è chiaro. Un attimo. Gli faccio un attacco di opportunità perché entra nella mia area di minaccia. Vai. Scusa. 24. Vabbè, lo colpisci. Allora sta fermo lì. No. Sì. Lui, dici l'orco che ho spostato? Sì. No, l'hai ferito quando sta morendo. No, guarda, no, rimane fermo lì. La sua velocità diventa zero. Quindi se lui lo vuole muovere, deve fare un tiro per muoverlo. In realtà l'abilità fa scambiare. Non so se è la stessa cosa. Dipende da te in realtà. Te la do buona. Mi è piaciuto che... Perché in teoria la però velocità aspetta, diventa questo zero. Sentinel su chi è il bersaglio? Talento. L'orco che si muove. Quindi questo coso qua. Il povero orco che è stato smandrappato e smosso. È lui che è entrato dentro la mia area di minaccia. Ok, allora sì. Si prende 10 danni. E rimane fermo. Praticamente gli do una fiammata con la alabarda e lo tengo fermo perché sfugge di mano al tizio. Insomma, giustificatela tu, ma... Ok, allora... Rot ti attacca a questo punto. Poi sui due attacchi. Quindi uno e due. Aia. Ok, il primo colpisce, il secondo no. As usual. Vai. Sì. Aspetta, vediamo i danni tuoi sono questi. Ok. Mi piace sta cosa. Fa danni di merda. Okay. Sì, ci avrà 75 milioni di punti ferita. Fagli anche fare danni alti. Chi è morto? No, ancora nessuno. Dunque. Peccato. Da qui sale un altro orco. Che bello. Opla, scende le mura. Là, c'è chiaramente un orco che ha più di 30 anni che fa opla. Sì, è contento, è il suo primo assedio, che ne sai. Non mi
fate ridere, merda. Ok. Allora, Stefano. Le guardie vengono a darti manforte, buttano degli orchi di sotto. Evviva! Dimmi che buttano di sotto anche quello che veniva contro me. Quello con la mastino, no? Sì, no, certo. Ma spingilo tu un orco col mastino dalle mura. Io penso sia impossibile. Ok, per chiudere il turno degli orchi. No, cosa ho premuto? Ok. Ok. Marco. Tu corri verso le mura, ti accorgi di una cosa, visto che hai percezione 20. Il cerchio che doveva completare la stregona alla torre è quasi pronto. Reveri ha quasi finito l'incantesimo. Ok. Allora, tu fai tutto il tuo movimento. Sei arrivato praticamente alla torre. Poi fra poco puoi scalarla. Ah, buono. Riavviamo il turno. Fargrim. Ci riprovo. Tanto incazzarsi più di così non penso possa fare. Ma non è giornata, pronto. Niente, tu oggi sei lì che cerchi disperatamente lì che fare, fa vento. Cerca disperatamente di colpire qualcosa, ma nella mischia non ci riesci. Tutti lo calpestano. Lei sta usando in questo momento le classiche tecniche che usano i bambini: non muovere le braccia a caso sperando di colpire qualcosa, no? Esper. Mentre allora vedi il povero Fargrim che bestemmia in nanico, tu cosa fai? Esatto. Fargrim ha colpito Roth o quell'altro che si sono quando sono scambiati? Fargrim non ha colpito, non ha colpito niente. Avrebbe voluto. Avrei voluto, ma Fargrim ha bevuto troppe birre prima di questa battaglia. E c'è Roth qui o delle pedine? Quello che vedi. Quello che vedo, scusa, quello che Roth ha messo davanti? Non è riuscito a passare perché Duncan l'ha fermato, l'ha fermato, okay, quindi è rimasto Roth di qua. L'ha impedito, sì. Ok. E niente, cioè devo mettermi qui. Ok, devo prendere l'attacco d'opportunità. Entrando, no, si prende uscendo nell'area. Sì, nell'area sta uscendo di dalla sua. No, scusa, non avevo visto ci fosse uno lì, perdonami. Oppa, te l'ho scordata. Non l'avevo scordato, non l'ho visto muoversi. Ho la mappa molto lontana, avvicinala. Ce l'ho sul non 60%. Devi guardare tutte le mura per capire quello che succede. Ok, no, allora colpisco quello. Non l'avevo visto, pensavo fosse un mattoncino. Okay. È un mattoncino. Ci vedo un cazzo, non ci vedo, porta pazienza. Modalità Neverwinter, visuale lontana. Che leggerezza. Ragazzi, andiamo a casa stasera, non è caso. Ragazzi, vi consiglio una cosa: uscite le mutande, appendetele alle armi, bandiera bianca, no? Ci arrendiamo coraggiosamente come Zafran. Secondo me Vesper le mutande o non ce le ha, e se ce le ha non sono sicuramente bianche. Sono nere per forza. Comunque, cioè, okay, a prescindere. L'orco alza il suo scudo, riesce a parare questo attacco e si sente un eroe. Sì, ok. Probabilmente c'ho le mani sudate per quello. Ha già la battaglia vinta nella sua mente. Duncan. Tipo, come azione gratuita vado a nascondermi dalla vergogna. Duncan stavolta fa la sua full round al buon Rot. Si fa per dire. Buono. Si fa per dire, infatti. Ah, quasi. No, colpito. Sì, ma è 19.
Potrebbe essere 20. Ah, ok. Ah. È ricolpito. Ok, sono 20 danni più... Meno male che qualcuno colpisce stasera. 5, 25. Ma e fa anche danni decenti. Scusate, fatemi... Fatto. Quanto sono? Da, sta? 25. Ok. Aspetta, non so... non so se questo ha il... ha tipo la... l'assorbimento del danno, la riduzione del danno, roba del genere, perché in quel caso le devi contare singolarmente. No, è un orco. No. Che ne so se va in rage, non so come funziona la rage in una quinta. Tu gli hai fatto tutto quel danno, no, comunque non ha riduzione al danno, non è... sono 25 danni. Sì, se li hai presi, ok. Vorrei anche vedere. Allora, gli orchi. Dunque. Allora, quello che è stato attaccato da Martina reagisce con coraggio. Ovvio. Aspetta che se riesco a trovare. Ecco qua. Ti dà un colpo d'ascia. Non ce li prende. Colpisce, sì. Certo, c'ho 15, ci ha come i bambini. No, ti fa 6 danni. Grazie. Oh. Dice prego. Allora, Roth. Sì, per lui è tipo come una scampagnata questa battaglia. Allora, ti attacca di nuovo, Stefano. Aia. Sì, colpito. Niente, lui fa uno sì e uno no, è un hobby. Sì, sembrerebbe abbonato. Vabbè, forse almeno uno sì. Con la destra colpisce, con la sinistra non è tanto bravo, quindi fa pure tiri di danni di merda. Tira basso, quindi insomma, relativamente, meno 7. Sì, tira basso, però io sto lì, sono lì per essere mazzapicchiato, quindi io ho fatto 75 milioni di danni e questo ancora non è giù, accidenti a lui. Se è bello cazzo robusto. Di quarto livello muori. Comunque. Ok, dunque. Sì, l'ho vista. Utilizza un'abilità marziale. Ti attacca alle spalle, ma non riesce a colpirti anche se sei fiancheggiato. Ah, aspetta, sei fiancheggiato. Ma io le faccio un attacco d'opportunità. Intanto fa l'attacco d'opportunità. Perché lei si avvicina e quindi se la colpisco ci sta che lei non neanche me lo faccia sta attacco marziale, perché okay. Non arrivi, non c'è. 18? No. Anzi, okay. È talmente agile lei che riesce a salire sulla tua asta prima di poggiarsi a terra. Comunque sei fiancheggiato, quindi in teoria va a vantaggio. Dovrei ritirare di nuovo. Ma mi spiega allora perché non avevo vantaggio ad attaccare Rot e soprattutto Fargrim non aveva vantaggio ad attaccare Rot? Lei è sopra le mura. Vedi che è sull'orlo. Ah, quindi quello che volevo fare io, che sembrava che passare da coglione, lei lo può fare. Sì, il problema è che tu hai fatto un tiro di merda, ma l'hai fatto nel lato sbagliato. Ma lei ce l'ha fatta, è quello il fatto. Guardi, tu l'hai fatto da questo lato dove c'è il merlato, lei l'ha fatto dove il merlato non c'è. Ormai è distrutto sostanzialmente. Ok, allora... Succede questo, Stefano, un po' sulla falsa riga di Marco, tu non ti fai danno, lei sostanzialmente ti dà un colpo di palmo e ti sbalza via dalle mura. Ma che cazzo, come si suol dire? Però senti le bestemmie di Rot. Che tu sia maledetta, Minger! Dopodiché lei, con una grande agilità, ti segue. Zitta troia, se continuavamo morivi! Com'era messo? Lui è ferito, no, però non è così ferito da essere buttato. Maledetto sciocco. Allora, ignora le altre pedine, Stefano. Perché la sì. Userò la stessa map un po' per tutti, perché non potevo calare 12. Sì, vabbè, la città è quella, quindi. Ok, finito in quest'angolo. Non ti fai male, in qualche modo riesci ad ammortizzare la caduta. Minger si avvicina a te. Dovete scappare, Sir Duncan. Se rimanete qui morirete tutti. Ah.
Tu abbandoneresti. Siamo rimasti solo dei, come due coglioni, io e Far. Voi abbandoneresti la nostra città? Non capisci, Duncan. Non è questione di vincere o perdere. Non avete speranze. Rimaniamo un attimo in pausa con te, Stefano. Uh-huh. Allora, 14 gradini prima che Marco riesca a raggiungere le mura, poco prima che Roth infuri la battaglia con Fargrim, poco prima che Vesper riesca a scogitare un piano per scappare dalle mura, Reveria completa il cerchio magico sopra la torre. Un'enorme quantità di energia si accumula. Quando avviene l'impensabile, ragazzi. Non si forma uno scudo attorno alla città. Si forma un'enorme palla di fuoco che viene scagliata verso il cancello delle mura, polverizzandolo. Le mura esplodono dalla parte del cancello. Il boato vi stordisce tutti voi. È molto forte, ovviamente, una grande scossa. Quando riuscite a riprendere i sensi, sentite dei corni. La carica dell'armata principale viene suonata. E stanno per passare dal cancello principale. Ma che diavolo! Non bene. Okay. No, non bene. Vabbè, io corro verso la torre. Allora, sentite il corno del castello, sostanzialmente, che chiede a tutti i soldati di ritirarsi all'interno delle mura. Perché ovviamente è palese che col cancello sfondato non c'è la minima possibilità di riuscire a montare una difesa fuori dalle seconde mura. Ok, Minger ti lascia passare. Scappa dentro e trova un rifugio, cerca un modo di fuggire da questa città. È troppo tardi per voi, Duncan. Ok, Dio umano, proprio lo dico proprio. Come? Fottuto dio umano. Dio umano, le nuove frontiere della bestemmia. Esatto, esatto. Non puoi offendere un dio che non esiste, Martina. Marco, tu cosa fai? Pelor, ah no. Quello esiste. Pelor esiste. Ah, Pelor esiste. Ah, beh, certo. Cerco di raggiungere loro, per forza. Quindi sali le mura. E loro chi? Duncan o noi? Voi. Ok, tu arrivi in cima. Uh-huh. Dopo, ovviamente, quando arrivi fuori, vedi gli orchi che festeggiano perché iniziano a esultare visto che le mura sono esplose. Ma vedi i soldati impanicati che cercano un modo di scappare perché, ovviamente, è stato suonato l'ordine di ritirata. Cerco di dar loro una mano facendo strada in qualche modo. Cioè, cerco di dare una mano. Ok, ti pari davanti e cerchi di frenare gli orchi e dare la possibilità ai soldati di ritirarsi. Sì. Allora, Fargrim e Vesper. Li abbandonare. Ma vi trovate vi trovate in un bel merdone. In una situazione interessante. Ecco. Direi che Rot non ci lascerà andare via molto felicemente. Vabbè, ragazzi, io ve l'ho ammorbidito, potete anche fare un tentativo, eh. Allora, mentre voi iniziate a pensare a questo, a quello, Fartim, tu vedi una cosa che non ti aspettavi. Roth si pone davanti a te, osserva Vesper. Aiuto. E le parla. Oddio mio. Donna, fuggi. Questa non è una faccenda che ti riguarda. Sei un avversario indegno. Non sporcherò le mie asce con il tuo sangue. Ah! Nano, no. Tu e io invece abbiamo una faccenda in sospeso. Me contro te. E tu pareva. Vabbè, giusto. Vabbè. Se riuscirai a sconfiggermi, potrai scappare da questo buco di culo di città. Altrimenti morirai qui insieme a tutti gli altri. E sì. Ok. Vediamo di cosa si tratta. Con un tono molto tranquillo. Ok. Sì. Allora, Vesper, tu mi devi dire a sto punto cosa fai. Se scappi, accetti la sua offerta e fuggi oppure rimani con Fargrim? Scappa. Scappa.
Non tu scappa. Cosa cazzo ne so. Allora, c'è da dire che io volevo scappare già due sessioni fa. Oh, è vero. Datemene atto. Fuggi, fuggi. Cioè che questa palla di fuoco si arriva dalla torre e si è arrivata ai cancelli significa che Reveria ha aperto la città agli orchi, giusto? Sì. Buona sostanza. Ora, cioè, Reveria era l'unico asso nella manica. Ma io voglio una spiegazione del perché l'ha fatto. Ma sì, vabbè. Quella sciocca. Io ci provo. Cioè, l'unico asso nella manica che avevamo dalla parte degli orchi, no? Che senso ha? Cioè, con che cosa speriamo di combattere un'orda di orchi senza neanche una cinta di mura intera? Con la preghiera? No, per di solito non funziona. Stefano avrebbe da ridire su questo, anche Marco. Esatto, ma onestamente l'ultima volta per me ha funzionato abbastanza bene. Ora magari questa situazione è un po' peggiore, però... Allora, Vesper, decidi celermente cosa vuoi fare. Direi che la risposta è piuttosto esauriente. Ma sto masticando. Se vuoi fuggire, fa l'ora che puoi. Allora, con i miei PF altro non posso fare. Che cosa vedo nell'interno delle mura? Cioè, quanto è alto il salto? No, no, ti fanno passare fino alle scale. Cioè, lui ti concede di andartene. E rispondimi. Vuoi sapere quanto è alto? Sì. Ma sarà alto 6 metri, 7 metri. 6-7 metri, cazzo, è tanto, sì. Sono quegli mura, altri, cioè... quegli altri sono stati portati dai salti delle orchesse, giusto? Allora, sì, Shatua ha usato il mastino per afferrare sempre. Sebastian, mentre Duncan è stato sbalzato con una tecnica marziale. Ok, quindi sono caduti e sono sopravvissuti di base, no? Sì, però... Diciamo che sono stati aiutati, tra virgolette, dalla controparte. Non è che sono buttati e sono sopravvissuti per di propria sponte. Sto valutando quanto... è contro la loro volontà, tra l'altro. Non consenzienti. Non consenzienti, sì. Non consenzienti. Quindi se io provo a travolgere un Fargrim consenziente, quante probabilità ho di restare vivi? Ti devo fare i danni da caduta sia per te che per lui. Ma no, io atterro sulla sua panza, vado morbida. Ah, vuoi usarlo come scudo umano? Come scudo? Ah, sì. No, allora, come scudo nano, non come 13. Ti do danni dimezzati e Fargrim si prende tutti i danni. Fargrim mi sembra salomonico. No, tranquilli. Pensavo. Allora, c'è soltanto un problema nel tuo ragionamento. Tu ce l'hai la forza di spostare un Fargrim. Perché è nano, ma pesa 800 kg. Ma dico fare green salta? Cazzo, salterà. Ah, qua vale... Ti deve dire non dirlo all'elfo, però. Mi chiama... Non dirlo all'elfo. Non stavo per dire io. Lanciami. Però, ragiona, lui ha concesso un duello d'onore a Fargrim, se se ne va. Beh, diciamo ma Fargrim è morto. Resta ma lì, che è morto? Non c'è un graffio Fargrim. È morto, è morto, hai ragione. Vesper scappa, fuggi. Fuggi, sciocca. Go, go. Ok, ragazzi. Rot, che il Kun ti protegga. Cari saluti. Io l'ho detto da subito che non era il caso di levarci dal cazzo al volo. Baci. E me ne vado. Okay. Buon Natale, Fargrim. Da che parte te ne vai? Dalla parte che mi fanno passare per raggiungere gli altri sotto quanto prima. Ah, ok. No, dico da sopra o da sotto? Scegli tu la direzione. È verso gli altri. Verso Sebastian che vedo di là. Okay. Duncan è ancora di sotto, no? Ok, allora. Non so se mi vedi, io sto correndo verso la torre di Reveria. Allora, Marco, tu quando vedi Vesper è sostanzialmente l'ultima a rimanere sulle mura al di fuori di Fargrim. Vedi che comunque i soldati della città si stanno dirigendo verso la seconda cinta muraria prima di essere travolti da tutto il resto degli orchi. Marco? Ma io quello che dico è
Vesper, ma perché hai lasciato il nano lì? L'unica alternativa? Perché? Perché? Cosa potevo fare? Guardami, cazzo, sono morta, sono. La scanso e vado verso il nano, almeno cerco. Ok. Il mastino ti fa passare. Strano. Però si mette in mezzo. Ai ai ai, allora. Ok, lei si ripara davanti a te. Vesper, tu riesci a passare. Allora, torno un attimo alla mappa della città, ragazzi, un attimo solo. Allora, prima Duncan, perché ovviamente è più vicino. Cerco di descrivervi un attimo, dove le pedine inutili in mezzo ai piedi. Cerco di descrivervi il percorso. Voi eravate qui. Aspetta, che devo riallontanare la queste, mappa. Queste mura qua. Vedete presente? Sì, queste qua, sì. Ok, quindi ve la fate a corsa. Allora, questo, allora il cancello principale esploso è questo qua, giusto? È anche l'unico cancello che c'è. Ok, sì. Io corro in questa direzione qua. Sì. Ah, aspetta. Perché grazie a Dio Duncan non è scrauso come me a orientarsi. Vabbè, la direzione, la torre la vedi anche perché si vede benissimo da qui. Così. Allora, tu quando superi diciamo i detriti del cancello, quando ti volti per guardare verso questa direzione, vedi che l'orda di orchi sta per avvicinarsi alla città, sono quasi arrivati. Le mura sono state abbandonate dai soldati, dietro di te ci sono altri soldati che stanno cercando di raggiungere ovviamente la salvezza. Vesper. Quindi io sto correndo in controsenso. No, state correndo tutti nella stessa direzione, perché tutti dovete raggiungere queste mura, cioè questo cancello qui, per arrivare al secondo. Ho visto Duncan dalle mura, sì, per cui posso seguirlo in caso. Tu segui Duncan, segui anche tutti i resti soldati, capisci dove sta andando, quindi la direzione è unica. Solo che Vesper, tu sei indietro rispetto a Duncan. Sì, ovviamente. Vabbè, se la direzione è quella, la torre più o meno è sulla strada per le mura interne. Quindi vedrò un Duncan che batte comunque. Vabbè, ripeto, vedi i soldati, però a intuizione tutti là stanno andando, quindi per logica ci arrivi. Ok, dunque, torniamo ai turni normali, quindi Fargrim. Quindi... quindi io gli dico... Sicuro di volerlo fare? Mai stato più sicuro di così. Forza, combatti! Perché ce l'ha tanto con lui? Non mi ricordo mica. No, non ce l'ha proprio con lui in genere, per un motivo specifico. Ma è sempre buono che ce l'ha con lui. Ok. Vai col secondo. Niente, para le due martellate. Ok, allora lui ti attacca. Io diciamo, aspetta. Okay. 20 e 21. Mi prende tutti e due. È morto il mio amico. No, non considerare questo tiro, ma... Mi è partito il dado. Okay. Ecco, questo sì. Allora, sono 9 e 6, 15 danni. Ok, aspetta un attimo. 9 e 6, 15. Ok, allora, Marco. Davanti a te c'è Shoto. Ti avevo detto di fuggire. Ma non posso lasciare i miei compagni qui a morire. Eravate stati avvisati, Sebastian. Ok, lei punta la tua arma verso di te. Arrenditi ora. Deponi le armi. Sai cos'è questa? E gli indico la lama. Una spada. Non sono cieca. Non è solo una spada. È un simbolo.
E la incrocio con la sua lancia. Allora non mi lascia altra scelta. Ok. Inizio il combattimento allora, ma. Allora. Allora, lancia. Morso del mastino. E la vado. Mi sa che ti prendo col mastino soltanto. Sì. Posto mastino. Oh, il Vorg vedi che è una bella creatura. L'ho pure dovuto nerfare. Sei danni. Ti mozzica la caviglia tipo cane che te. Renatiche, no? Sì, esatto. Ok, vai, tocca a te. Aspetta che segno 6 danni, sono 26. Aspetta, voglio rileggere una cosa al volo. Sì. Io non mi ricordo cosa faceva la spada, te lo dico con tutta sincerità. Meno male che te l'ho Ma c'è fatto la scrivere. descrizione! Te l'ho fatto Beh, ma scrivere non... apposta. Sì, no, ma è bello che lo scrivo... Ah, aspetta, c'è sta... Eccola, ok, l'ho trovata. Ok, faccio giudicare il prossimo. Ok, allora tu sollevi la spada a formare quasi una croce con l'elsa. Vuoi giudicare, immagino, Shatua, no? Non il mastino. Certo. Ok, allora questa è una prova. Aspetta, aspetta, aspetta. Che? Il nemico che significa? Il nemico, l'avversario, c'è cioè un bersaglio sostanzialmente. Ma lo ammazzo proprio? No, Ah, sto ok. per dirti. Ora allora, inizia una prova di volontà fra voi due. Tu stai giudicando Shatua per i suoi crimini, cioè ovviamente metaforici, quindi devi muovere un'accusa e lei dovrà muovere una difesa, quindi tirami saggezza e mi devi motivare un'accusa verso di lei e poi le dovrò darti una difesa. Ok. Ah, devo tirare saggezza. Sì, e motivare un'accusa verso di lei. Minchia, buono. State facendo un genocidio e attaccando una città, radendola al suolo, solo perché vi fidate di qualcosa che neanche esiste. Minchia, stava per uscire uno. Ok, hai vinto la prova. Lei ti guarda. Il Kun ha parlato. Ma non tocca a me giudicare. Dà un colpo di redini e si sposta, ti lascia passare. Il capo verso di lei, non senza, cioè, non è per irrispettoso perché lo so che comunque si è spostata solo per il potere della spada, quindi non è che non gli faccio trasparire che l'ho sconfitta, capito che intendo? Sì. E avanzo verso il naro. Ok. Aspetta, quanto mi muovo? 1, 2, 3, 4, 5? Il tuo spostamento, sì. Ok, metto qua allora. Ora, gli No, altri due. anzi, posso Sì. correre, fra? No, perché ho usato l'azione, quindi Ok, in realtà no. Però gli altri orchi, dico, ti notano che stai arrivando, quindi si parano davanti per impedirti di intervenire. Ok, allora Dancano e Vesper. dalla Dunque, è giù. allora, Dimmi fin dove arrivo. tu hai superato, come ho detto, le mura. Dove cazzo è la tua pedina? Mettila tipo qui. Vesper, a te ti voglio invece qui. Ok, Ok. Ah, sì, ok. tu sei quasi alla torre, Stefano. Ok. Cosa vedo? Cosa vedo nei tuoi occhi? I soldati intanto stanno correndo all'impazzata verso i cancelli, senza un domani.
La torre al momento non vedi niente, nel senso che l'incantesimo è stato lanciato, quindi non è che sta succedendo qualcosa di particolare. Quindi dimmi te. Busso alla torre quando ci arriverò. Allora, tu alla torre ci arrivi. Aspetta che devo tornare qua. Quando bussi, non risponde nessuno. Io ti ricordo che la torre non ha un'entrata fisica, non ha una porta. Quindi tu, malgrado tu cerchi ripetutamente di bussare per farti aprire, nessuno ti risponde. Ok, pensa esattamente a cosa vuoi fare. Vesper. Quando tu arrivi qui, ti Sì, arriva un lo Merlone. so, lo so, lo so già. Che, sentiamo, vediamo se ci arrivi. No. Robert. Cosa succede? No. Non ti arriva Robert. Forse era meglio Robert, potendo Ah, scegliere. che bello. Quindi? Aspetta, fammi il tempo di prendere le pedine. Sofferenza. Sì, vabbè, ma... La Montagna. Oddio mio. La guardia Yes. personale di Stryker, The il suo Striker, braccio sì. destro, Yond, quasi ti travolge. Ma di proposito? Sta caricando. Tu che dici? No, no, pensavo Scusi, fosse nella... signora, posso affondare il coso? Nella massa, Prego. pensavo, Detto quasi ti sta caricando. Ah, quasi. Cioè, non ha Quando. senso che sta mirando a me o se sta seguendo la No, massa di gente. sta seguendo ovviamente, sta guidando la carica, lui è ovviamente il primo ad entrare. Sì. Quando ti vede si frena per non travolgersi, perché, solo perché ti Ah, riconosce, perché ok. sa chi sei, perché altrimenti ti avrebbe letteralmente travolto e Sì, vaffanculo. immagino. Ti punta la sua lama. Arrenditi, il Kun lo domanda. Mi sono già ritirata dalle mura, Yand. Non ti combatterò. Ho detto Eppure arrenditi, rimane. non ti darò l'opportunità di scappare. Di consegnarmi come ostaggio? Assolutamente, getta l'arma. Ma neanche per idea, con quel che mi è costata la fatica e 2 anni di campagna mi è costata questa arma. Ti pare che getto l'arma? Figurati. Neanche. È come quando Poi. chiedi a Thor di gettare il martello, non Cioè. funziona così Non proprio. funziona così. Calcola che Problema è. lo Quanta sto qui avevi ammutato sul 19, mio braccio. Marti? Avevi 19 o 13? Non ricordo. 19, giusto? Buttate in acqua, Marta. Vabbè, 19 PF. Sì, stavo guardando o in acqua o nei vicoli. Qu In acqua. quindi, Marti, che fai? Te quanto è grande sto coso? lo faccio rivedere. No, no, sì, no, dimensioni, l'ho visto. 20-25 cm secondo me è minimo. Allora, già Marco, soltanto quella. Marco, 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 per piacere. Soltanto sta bestia qui sarà. Aspetta, che cazzo di creatura gli avevo È tipo messo? un bisonte. Sì. Il gorgone. Un gorgone di. Vabbè, è una bestia magica. Non è proprio. Quelli Bestia magica, quanto vicoli ho intorno? che vedi. Sì, nel senso che quelli che vedi, grazie. A occhio ci passa o non ci passa? Sono vicoli piccolini o... Cioè, hai Probabilmente capito cosa conta? in alcune ci passa, in altri no, bisogna vedere dove scappi principalmente. Solo che tu al momento non sei in un vicolo, sei in una strada principale, quindi da qui non puoi fare calcoli. Però conosco un pochino quella zona, ci ho fatto su un po' di Tu basket, tutto conosci qua. Ho quella zona particolare che sei tu. Cioè, vale a dire. Aspettate che allargo la mappa. Tu sì, conosci no, so. questo. Sì, È questa ho zona capito. qui. Ok. Inventa, inventa. Io saprei cosa fare. Mi butto in acqua, per forza, non è... No, in realtà te lo dico dopo che l'hai fatto. Tipo arrenditi. No, no. No, di. Quindi? Ah, non te l'ho No, no, che detto. di? Non è fantozzi. Che devi fare, Ma Vesper? quanta gente? C'è un fiume di gente qui?
C'è un fiume di orchi che si sta riversando verso le mura in Sì, su. stai per essere sostanzialmente inondato di orchi, quindi o ti muovi o... Devi scegliere velocemente quello che vuoi fare. Ok, pensaci Martina, visto che ho notato che hai... Ho ottima difficoltà, sì. Sì. Fargrim. Raga, io vedo solo da domani c'ho la lunga. Facciamo... Vabbè, fermiamoci qua, dai, almeno siamo pari col turno, ricominciamo poi da qui. Ok. Va bene, ragazzi, riprendiamo next time. Se mi metto in crisi Ok. tantissimo, secondo. Quindi pensate Ok. cosa fare. Riflettete Fra, quanto sono alte le casette? su... Sono case normali, Marti, quindi... Sono tipo... 3 metri, 4 metri, dipende. Non sono case a due piani, quindi... E Sono quel case... carretto che ho davanti, c'era Quel un carretto barile. passava e quell'uomo gridava gelati. Allora... Pregate! Questo carretto è tipo un carretto. Immaginate un carretto. Va bene, ragazzi, dai, ci salutiamo. Dammi una settimana per pensarci, cioè non avrò bisogno. Col nostro ritmo forse anche più di una settimana. Forse anche più, ecco. Esatto. Ragazzi, ci becchiamo come sempre alla prossima. E lunedì, come sempre, trovate gli episodi caricati. Sperando che di non aver perso molto materiale a questo giro. Niente, ringrazio come sempre pe chi mi dà pedine, mappe, musiche, tutto. Alla prossima, ragazzi. Buonanotte. Ciao. Ciao.